che è quello che ci accompagnerà alla scoperta di questa cartina interattiva realizzata dalla Prologo di Massa Lumbrense con la collaborazione dei ragazzi dell'Istituto Polispecialistico San Paolo di Sorrento. Allora, cominciamo la parte istituzionale. Lasciamo la parola al sindaco per un breve indirizzo di saluto. Il sindaco, solo per ringraziarvi della presenza, per salutare e per ringraziare la nostra Presidente della Prologo. Un'idea penso che sarà, e avrete modo di vedere, bellissima, che rende forse ancora meglio quello che è il nostro territorio e il nostro comune. Quindi a lei va il ringraziamento dell'intera amministrazione comunale e un ringraziamento a voi per essere così numerosi presenti a questa presentazione. Non mi allungo perché quello che c'è da vedere è veramente importante e sarà un po' lunghetto, quindi anche con gli interventi saremo brevissimi proprio per rendere far vedere tutto quello che è questa cartina turistica interattiva. Grazie. Un saluto al vice sindaco e assessore al turismo Giovanna Staiano, che è qui con noi questa sera. Prima di cedere la parola a Teresa Pappalardo, che è presidente della Prologo di Massa Lumbrense, questo lo sappiamo, ma con un duplice merito, perché questo museo diffuso, questa cartina, ha il pregio di integrare il patrimonio di massa, il patrimonio ambientale, il patrimonio culturale, con quella della vocazione alla tecnologia del turismo di oggi. E soprattutto poi questo evento ha un ulteriore merito, che è quello di rendere popolo la cultura, perché se la cultura non fosse popolo non potrebbe essere estesa a tutto l'habitat sociale. Allora Teresa ci spiega come è nata questa iniziativa. Intanto volevo ringraziarvi per essere venuti nonostante il tempo non fosse totalmente clemente. L'idea di fare un museo diffuso è nata l'anno scorso durante i corsi che noi come Prologo teniamo all'interno dell'Istituto Polispecialistico San Paolo. All'interno dell'Istituto Polispecialistico San Paolo abbiamo messo Romina Mitrano, Esther Esposito e Valentina De Gregorio a tenere delle lezioni per i ragazzi che sono anche oggi qui presenti di turismo religioso. Perché il turismo religioso? Non perché le chiese devono essere viste solo come un momento di fede, ma perché sono le vere depositarie di quella bella cultura, soprattutto in un territorio come Massa Lumbrense. Il territorio nostro è molto esteso e quindi negli anni addietro ogni piccola frazione, all'epoca chiamata Casale, si riuniva attorno ad un agglomerato religioso e lì, da che erano piccole cappelline, man mano per le grazie ricevute, queste cappelline diventavano sempre più grandi. Poi abbiamo provato ad andare oltre all'idea del turismo religioso e abbiamo iniziato a giocare con l'idea del museo diffuso, perché veramente Massa è un museo all'aria aperta. Tutta la rete viaria ci consente di collegare dei veri e propri gioielli, sia architettonici, sia religiosi, con un paesaggio che è veramente mozzafiato ed è un po' distante da tutto il resto della penisola sorrentina.